da vario tempo, arriva gente da tutta Europa a organizzare dei raduni illegali con spaccio di droga, violenze, in alcuni casi morti, devastazione di aree protette e compagnia cantante, perché si divertono. Si è chiesto perché non si vanno a divertire in Francia, o in Germania, o in Spagna, o in altre nazioni d'Europa? Perché noi siamo quelli che lo hanno consentito. Vince lo Stato, vince l'Italia. Oppure puoi anche organizzare un bel rave party e lo organizzi rispettando le norme numerose, molteplici, alle quali segnalo che si devono adeguare le persone normali. Perché io ho sentito dire, ve l'ho detto in un'altra conferenza stampa, ma non posso vendere gli arrosticini. Ma di che stiamo parlando, signori? Ma ce l'abbiamo presente le norme sulla sicurezza alimentare? Anche nei più piccoli paesi. O le norme sulla sicurezza del lavoro? O le norme che riguardano, che ne so, il pagamento della SIAE? Il segnale è, l'ho già detto, è finita l'Italia che si accanisce contro chi rispetta le regole e che fa finta di non vedere chi le viola. Quindi, cari simpatici ragazzi che volete ballare devastando aree protette, andate a farlo da un'altra parte. Attenzione, perché c'è il rave, c'è il Covid e c'è l'ergastolo ostativo.